Hola connessionati puri, in questo video parleremo della mia falsità, ma non dal mio punto di vista, ma dal punto di vista di FratGamer82, che ha fatto un video chiamato La falsità di pura fibra italiana, slash scandaloso. Siccome non vorrei disturbare la vostra visione, mi sposto da questo lato, in questo modo, che comunque vediamo lui che cosa fa, che cosa dice, che cosa vuole dire. Da notare il primo commento, Sykes. A Sykes brucia proprio. E ti dirò di più, Sykes, non risponderò neanche al tuo video perché dice così tante cose stupide che il commento ti basta e ti avanza. Il suo lavoro ormai è sputtanare altre persone. Non capisco dove trova il gusto. Rispetto per te, bro. Ho fatto quattro video. Uno su Aiden, uno su Sykes, 1/2 su Captain Blazer. Cioè uno su Captain Blazer. Poi abbiamo risolto tra di noi le varie robe, eccetera, ne abbiamo parlato. E quindi ho fatto il video dove spiego che abbiamo fatto pace. E anche lui risponde e dice che è vero, eccetera. Vedo 4 video e poi ne vedo un miliardo di altri che però sta gente non considera perché dice ormai il suo lavoro è sputtanare gli altri. No, vi dico io. Allora, brucia perché chiaramente perdono la poca credibilità che già hanno. Quando io faccio un video La falsità di Sykes, la gente dice ma è vero, guarda, lui sta mostrando cose vere, lui è un falso. E sta gente, al posto di rispondere veramente alle accuse false, eccetera, svia la colpa su qualcos'altro, rindirizza la colpa, dice ma lui ormai fa solo flame, fa solo questo. No, rispondi alle mie accuse, non indicare altre colpe. Rispondi alle mie accuse. Sta gente ragiona così. Loro non si fanno gli affari propri, ma piuttosto vanno a rompere le palle agli altri. Perché quando la Germania nazista trattava male gli ebrei nei campi di concentramento e ne ha ammazzati milioni e milioni, cosa dovevano fare gli altri stati? Vedere e stare zitti? Oh sì, la Germania sta ammazzando milioni e milioni di ebrei, facciamoci i cavoli nostri. No, questo è un comportamento sbagliato. Quando io vedo che gli altri stanno facendo qualcosa di sbagliato, io lo dico. Ho un canale e lo dico. Ho un canale e faccio quel cavolo che mi pare. Ti brucia che ti ho fatto perdere la credibilità? Non mi interessa, sei un falso e tale rimani. Perché non ti difendi da robe, ma non fai altro che insultare gli altri. E io non ti ho mai insultato, non ho mai detto che il tuo lavoro è ormai insultare gli altri, robe del genere. Concentriamoci sulla falsità di pura fibra italiana. Video di FratGamer82, scandaloso. Attenzione, registrato con Streamlabs OBS versione 0.13.4. Però guarda che postazione che c'ha con tutti i pannelli. Chissà quanto ho speso, perché so che mettere i pannelli costa una vita. Volevo metterli anch'io, ma quando ho visto quanto costa ho detto no grazie. Questo video è stato fatto il giorno in cui Blazer ha fatto la sua risposta al mio video. Infatti qua vedete il video un giorno fa. Il giorno dopo Blazer ha risposto, il giorno dopo ancora io ho risposto. Quindi non c'era ancora il video dove spiego che io e Blazer abbiamo fatto pace e rispondo alle accuse, alcune finte, di Blazer. È un canale con 223.000 iscritti e diciamo che sono degli iscritti abbastanza buoni. Grazie, grazie. E è uno youtuber che dissa gli altri youtuber. Termine dissing. Il dissing è appunto una mancanza di rispetto. Io non ho mancato di rispetto a nessuno. Io ho mostrato cose che secondo me sono false, sbagliate, argomentando e dicendo perché secondo me sono false, eccetera eccetera. Io non ho dissato. Dissato significa mancare di rispetto. Dissare significa dire FratGamer82 è un taglio di capelli completamente orribile, fai schifo, sei un figlio di Quello è dissare. Ma io non ho fatto questo. Qua vediamo la falsità di Captain Blazer, la falsità di Sykes. Ok, vediamo due video, basta. Quindi il suo lavoro è dissare gli altri, perché ci sono due video su altri 6 qua che invece non sono di dissing. Ma non importa, calcoliamo solo questi. Ha fatto anche altre, la falsità di Aiden. Quindi raga, dissa molti youtuber. Moltissimi, 3 e più Faris, 4 e non sono neanche dissing, ma va bene. 3/4 sono moltissimi, moltissimi. Dice Captain Blazer che per salire usa 20.000 like. Siamo. Usa il nome degli altri per fare le visualizzazioni e gli iscritti. Io non ho detto questo. Io ho detto: questa invece è una bellissima immagine che raffigura tutti i fan di Captain Blazer che diranno tu vuoi crescere, vuoi farti gli iscritti sfruttando il suo nome e vuoi farti le visual sfruttando il suo nome. Io mi sono paraculato, come si suol dire, dicendo guardate, io so già come ragionano i bambini ragionano in due modi. Uno, lui ha più iscritti di te, quindi ha ragione. Due, tu vuoi farti le views e gli iscritti col suo nome. E io gli ho detto: ragazzi, guardate bene, che se voi andate sul video di Blazer, andate a vedere i suoi video più popolari, ossia quello che l'hanno fatto crescere di più, perché sono stati quelli più visti, eccetera, eccetera. Guardate un po', sono tutti i video dove parla di altra gente. Quindi non state
a dire a me che cresco con le views di altre persone, quando in realtà anche lui lo fa. Questo era il significato. Lo sbirulino, allora guarda, questo è il canale di... Intanto che lui sta usando il suo nome, la falsità di Capitan Blazer, per fare gli iscritti. Ma cosa ho detto? Ma cosa ho detto? Ma assurdo! Tra l'altro, la prima cosa che io vorrei farvi notare è che questo video io l'ho scoperto grazie a mio padre, che mi ha mandato il link su WhatsApp. Blazer lo faceva in passato, adesso si è creato il suo format e non lo fa più. Cioè, e poi il discorso di dire, Captain Blazer lo faceva una volta, adesso non lo fa più, è un discorso stupido, ma non contro Blazer, in generale. Non è che se io vado avanti un mese ad ammazzare persone e poi basta, la smetto, solo per un mese. L'ho fatto un anno fa, per un mese ho ammazzato chiunque, ma poi basta, e allora basta, perdonato, va bene, dai. L'ha fatto solo per un mese, un anno fa, ormai non lo fa più, va bene, dai. E poi, che poi, tra l'altro, che non lo faccia più... 2 settimane fa ho giocato nei server di Ninja e guardate cosa è successo. Perché non ha scritto ho giocato in Nord America West. Vabbè, ma nulla contro Blazer, giusto per rispondere a lui. Come potete vedere, ne ha 180.000 differenti, perché diciamo che lui ha un canale abbastanza morto. Cioè, in effetti io ho un canale abbastanza morto perché faccio 2 milioni di visual a parte, cioè come potete vedere dal mio canale. Io vi faccio vedere, allora, il totale delle visual fatto dal video di Blazer è 300.000, 200.000, più quello di Sykes facciamo 610.000, ok? Se noi apriamo il mio canale e vediamo le visual negli ultimi 30 giorni sono 2,5 milioni, togliamo le 600.000 dai video di Blazer e di Sykes, sono 1,9 milioni di visual, è un canale abbastanza morto. 1,9 milioni di views sono, è un canale abbastanza morto anche secondo me. Frat Gamer fa 32.000 views. Non so come, ma ha fatto 32.000 views. E invece il mio, che fa 1,9 milioni di views, è un canale morto. Sentite raga, lui per arrivare a 10 minuti, vedete che a 10 minuti e 35, per monetizzare il video, dice addirittura che Captain Blazer usa il fondotinta. Io vorrei spiegarla questa cosa, la spiego una volta per tutte. I miei video durano tutti intorno ai 10 minuti. Io, come ho già spiegato in altri video, faccio arrivare i video a 10 minuti e l'ho già spiegato perché. Il discorso è che comunque capisco che la gente ha altre cose da fare, ha sicuramente altro da fare nella vita. Quindi cerco di ridurre la roba nel video in modo che sia massimo intorno ai 10-11 minuti. Non cerco di fare un video di 15 minuti. A volte lo faccio. È successo che in passato io abbia fatto video lunghissimi, tipo questo video qua, perché Fone sta morendo e come la stagione 8 può salvarlo, dove ho fatto un video di 15 minuti. Però capisco che sono tanti, la gente non vuole stare là 15 minuti. E me ne rendo conto perché poi vedo anche nel grafico dove la gente va via e quindi di conseguenza mi comporto come è giusto che sia. Io vi faccio un favore se faccio arrivare i video intorno ai 10 minuti, tipo 10.01, 10.12, 10.50, 11, 10.41, 11. Cioè, io cerco di farli durare poco, quanto meno possibile. Se vedo che ci sono cose che posso tagliare, le taglio. Che tra l'altro, io non capisco sto bambino. Eppure Fibra Italiana è un falso qua e là. E lascia mi piace. Ma perché? Non può neanche rispondere, quindi veramente raga, non ha senso. Questa è una roba falsa che io ho già risolto con Blazer in privato. Gli ho già detto che quel commento non è mai apparso, perché non so se voi sapete, ma i commenti, quando voi commentate una roba, se io sono uno youtuber che ha tanti iscritti, YouTube capisce certe robe che non vanno bene e le mette in revisione, dove io decido se approvare il commento o no. Probabilmente il commento di Blazer è finito in revisione e io non l'ho mai approvato, ergo non è mai finito, perché non posso stare ad approvare tutti i commenti. Sapete perché? Perché ho 29.997 commenti in attesa di revisione. Io non posso stare a leggerli tutti uno per uno e approvarli, e neanche possibile spam, quando la gente è sfigata e dice passate dal mio canale, eccetera eccetera eccetera. Ehi bro, sinceramente mi ha fatto un po' fastidio che mi ha interamente copiato il titolo e l'idea dell'ultimo Fortnite in usita. Almeno sì, un po' originale, il titolo è identico. Hai ragione, scusa. Quindi vedete che niente miniature, lui ha scritto hai ragione, scusa, e aveva copiato palesemente Captain Blazer. Che interamente copiato. Allora, vorrei spiegare questa cosa. Io, cioè, quando io sbaglio, chiedo scusa. Ho scritto a Blazer, hai ragione, scusa. Vi spiego perché. Questa roba non l'ho spiegata nel video, eccetera, eccetera. Non pensavo fosse il caso di spiegarla, ma in questo video voglio spiegarla. Io ho un gruppo degli abbonati su WhatsApp, dove faccio vedere le copertine e dico, ragazzi, questi sono i vari titoli, come posso renderlo quello più, su quale andreste a cliccare, eccetera eccetera. Insomma, chiedo consigli a loro. Quindi di conseguenza, di tanto in tanto loro mi danno dei consigli. Probabilmente
uno degli abbonati mi diede il consiglio del titolo che era praticamente identico a quello di Captain Blazer, ma io non lo posso sapere. Da quel giorno in poi io non ho più chiesto titoli ai miei abbonati, eccetera. Non l'ho più chiesto perché era successo sta roba. Io non sapevo che il titolo era uguale. Ma secondo voi vado a copiare il titolo identico a Blazer? Cioè, ma siete proprio... cioè, sapendo di certe robe vado a copiare il titolo uguale? Non lo sapevo, cioè... E quando lui mi è venuto a scrivere sta roba, io gli ho risposto: hai ragione, scusa. Cioè, più di così, boh. È proprio un falso sto Pura Fibra Italiana.